Buongiorno e buon inizio di weekend, fratelli e sorelle bianconere. Ci vediamo come al solito nel post partita dopo Verona Juventus per le ore 20. Che tanto la partita finisce alle 8 meno 10 all'incirca. Il tempo che faccio il video lo carico, ci vogliono sempre quei 10-15 minuti. Poi dipende pure dalla connessione, perché stanno certe volte che la connessione per un frecciaros e certe volte che la connessione è un regionale che va vinta all'ora. Ma fa ragazzi, 12.021, 12.021. Niente, piccolo video ragazzi, piccolo video per spiegarvi una cosa, no? Un mio punto di vista. È vero, la priorità alla Juventus nel calciomercato è sempre un centrocampo, perché noi purtroppo teniamo un centrocampo da merda. In da quello centrocampo che teniamo, se ce ne salvano uno, due è pure assà. E quei due ovviamente sono Arthur e Locatelli, che sono i giocatori che hanno i piedi più buoni a centrocampo. Ok? E fin qui ragazzi non ci piove, io sono d'accordo, sono sempre stato uno dei primi a dire trimmo un centrocampo da merda, a Marvurso un centrocampo, ce l'ho un centrocampo, perché se non ti un centrocampo forte i partiti ne vinci, alla lunga i competizioni ne vinci. Io sono stato sempre il primo a dire queste cose. Però ragazzi in questo momento a noi ci serve uno che fa i gol. Ci servono i gol, perché se a centrocampo te la puoi pure scappottare, purtroppo davanti non teniamo a nessuno che fa i gol. E a noi in questo momento ci serve uno che fa i gol. E quindi se Vlahovic possiamo prenderlo a gennaio, abbiamo comunque qualche chance, pure remota, di prenderlo, noi dobbiamo prenderlo. Dobbiamo fare dei tentativi assoluti per portarlo a Torino. Perché abbiamo capito che Morata, un pallone, un porto, non ficca manco su un picchi chimene e un tiri chimene. Non ficca manco chimene un porto Morata, un pallone. Morata tutto cae, fuori che non c'entra avanti, fuori che non bombe, ragazzi. E ve l'ho sempre detto, è guai se lo riscattano a Morata. Perché se riscattano a Morata, vuol dire che a noi in società teniamo proprio i cristiani che da pallone, capisci, non un cazzo. Morata è un bravo ragazzo, è un bravo uomo, è un bravo marito, alle volte parla un po' troppo per i miei gusti, parla un po' troppo, cioè adesso stanno un po' più zitti, capoc. Però come attaccante, ragazzi, Morata è scarso, è scarso, è uno dei più scarsi d'Europa. E chi dice il contrario non capisce un cazzo da pallone. Perché se io metto Morata a paragone che Lewandowski, a paragone che Benzema, a paragone pure che Firmino, non c'è sta proprio partita, ragazzi. Per cui ripeto, io lo so che la priorità della Juventus è il centrocampo, magari pure le fasce, perché pure sugli esterni siamo inguaiati. Se penso che adrima Alexandro, che so 3 anni che io gli parlo a me, Alexandro, e provate a dire che non è vero, ma in questo momento ci serve uno che fa i gol. Vuoi giocare in contropiede, vuoi giocare di cortopuso, però a tenevun, cannant, quando ti arrivano due palloni, vun un porto tu fic. Morata, c'ho un 10 palloni per fare un gol, se tutto va bene, se tutto va bene. Volevo esprimere questo mio piccolissimo concetto. Ripeto, ci vediamo dopo le 20 con il post partita di Verona Juventus. Ragazzi, oggi sarà una partita dura, durissima, da non sottovalutare. Speriamo Dio che ne usciamo illesi, ma non lo so, non ho buone sensazioni. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti e sempre forza Juve.